Ciao Ah, già ragazzi! sono registrato. Ciao, buonasera Ciao! ragazzi, scusate l'assenza, la lunga assenza. Ciao ragazzi! Allora, rieccoci, come si dice? Disposizioni originali, Sì. come al solito. Io e Roberto, Aia. scusami, io e Roberto. Oggi siamo qua per fare una meravigliosa, non lo so, una challenge. Ma un gioco, non è una Sì, vabbè, challenge. sì, è una challenge, è la Post-it challenge, cioè io qua ho dei fantastici Post-it azzurri Bel colore, ragazzi, bello. che posizioneremo sulla nostra fronte con una parola, lui decide la mia, io decido la sua, lui deve indovinare chi è, io devo indovinare chi sono, io posso essere una cosa, un animale, un colore, un'azione, qualsiasi cosa, sii clemente per favore, e facciamo le cose pulite. Allora, incominciamo subito quindi con la challenge. Scrivi tu la mia. Allora, ok, allora inizia a scrivere prima tu la mia. Un attimo, ragazzi, è dura perché prima ci sono tantissime parole che vorrei scrivere, ma Non può scrivere, infatti ovviamente. siamo su YouTube, quindi non meglio essere clementi. Fatto. Tu hai fatto, ok. Ora tocca a me. Allora. Ah, sì, ok. Girati. Oddio, ragazzi. Comunque volevo dirvi scusatemi per l'assenza, se in questi ultimi video non sono stato presente, sapete, vari impegni e tutto. Mi dispiace anche perché ci tengo a fare questa cosa con Arianna e mi diverto tantissimo. Non guardare. Dai. Aspetta, c'è come si è fatto? Non No, giuro leggere. che non leggo. Allora, ragazzi, l'ho messo. Non ti No, veramente, non leggere! leggo, non leggo. Faccio anche così. Ragazzi, l'ho messo sul cappellino perché sennò qua non mi vedevate proprio. Io mi abbasso così vedete il mio. Io ti giuro, non leggo. Mica tu leggi il tuo. No, sono una persona? No, No, io sono una persona. Ok. sono una cosa? No. Io sono un animale. No, sono non so, un personaggio famoso? No, io allora abbiamo detto che non sono una persona, non sono un animale, sono una cosa. Sono una Sì, cosa? No, e non leggere! non mi leggo, ti giuro, non leggo, guardate. Ok. Vediamo, non sono una cosa, non sono una Non persona, sono una sono un animale. signora. No, non sei un animale. Sei un Non animale, sono sì, un sei un animale. animale, ma non è un Sono. animale. Non sono un animale. No. Sono su Allora. TikTok, sento. Allora, io non sono una. Non sono una cosa. Ah, Sì, ti ho detto di sì. io sono una cosa. Io sono una cosa. Si usa in casa. No, dovete leggere, ragazzi, si usa in casa secondo voi? Aspetta, un attimo. Si usa in casa? Allora. Allora, aspetta, questa cosa quindi non si trova in Oh, hai casa. fatto, lo fai io No, mo. dico, non si trova in casa. Ok, questa cosa che ho scritto sulla fronte è una cosa che riguarda la mia quotidianità? Non proprio quotidianità, però forse c'entra, ma non è una cosa. Allora, io sono una cosa, non mi trovo a casa, ma sono una cosa proprio tangibile, una cosa è un oggetto. E allora non è una cosa. È una cosa, ma non è una cosa che. Cioè, che puoi pure toccare, però. Ma allora è tangibile, sì o no? Ma dipende. No, penso di no, non è tangibile. Vediamo, quindi ha detto che io non sono una persona, non sono una cosa, non sono un animale. No, cioè niente di tutto ciò. No. Sono un aggettivo. No, È una cosa, ma non è un oggetto. non è una cosa. Cioè, non è un oggetto, ma non è una. È un nome astratto. No, non è un nome astratto. E se Cioè. non è concreto, non può essere astratto. Se è concreto, Madonna mia, voglio attenzione. che ansia. Se gioco già non lo appendiamo tra un po'. Allora, non è che è un nome astratto, è il nome di questa cosa, ma non è un oggetto, capito? E non è un oggetto, ti ho detto, ha a che fare con la musica? No, ha a che fare con le cose sporche. Sei titubante un po', sì. Ma non dice titubante. Ti Ditubante. Si scrive ditubante. Vallo a cercare dopo sul vocabolario.
Ragazzi, titubante o ditubante? Titubante. Ditubante. Di. Che vuoi fare ora? Cioè, lo devi andare a cercare, raga, come si fa? Lo cerchiamo. Non ce la fa. Si scrive titubante. E ditubante. Ti. E guarda, titubante è napoletano. Tu. Ban. Titubante. Metti anche ditubante, ti prego. Metti anche ditubante, vuol dire. Chiamo qualche... ditubante. Ditubante, ma che significa? Di. Scusatemi. No, quello perché l'hai scritto tu ultimamente. Rimetti, scrivi tutto. Di tu. Errore un attimo di percorso perché si era scaricata la videocamera, l'abbiamo messa sotto carica. Continuiamo, ragazzi, scusateci, errore di percorso, errore tecnico. Errore un po' troppo tecnico di percorso. Che a me questi errori mi fanno cacare. Non mi fate vedere la faccia di Oriana, ragazzi. Tornando a Ritornando a bomba. Mettiamoci così, va. Allora. Non sono una cosa, non sono una persona. Non sono una donna, non sono una santa. Non tentarmi, non sono. Ciao Rosanna, salutiamo Rosanna. Ciao Rosy! È una cantante degli anni 60-70 che tipo mia mamma si sentiva. Oriana non la conosceva, no, l'ho insegnata io. Infatti me l'ha fatta scoprire lui. Tu vabbò, sei una cosa non tangibile, lo stesso, non sei un oggetto ovviamente. E... io che sono? Io che sono? Dove allora... mi trovo? Mi dici almeno dove mi trovo? Dai, ha qualcosa che ha a che fare col corpo umano. Il clistere, no. Però ci sei vicina. Ci sei vicina. Se non è clistere evacuativo, non è, è una flebo. No, non lo, infermiera. Ha a che fare con quella parte, dai. Stai che quasi. Non è proprio mia. Cosa non è proprio tua? Pure tu ce l'hai. No, dico proprio l'infermiera, io sono dottore. Mamma! Ce l'ho pure io questa cosa? Un pezzo di no. non ce l'ho. La prostata, raga! Non è prostata. Vabbè, comunque. Non ce l'ho nemmeno io. Facciamo che indovino prima io e poi indovina lui. Ok, non ce l'ho nemmeno io questa cosa. E chi ce l'ha? Chi la devi avere? Per esempio, ma ce l'ha. Diciamo troppi fatti. Sì, le emorroidi. Yeah, hai indovinato, ragazzi. Oriana è un emorroide oggi. Ecco, è un po' fatto un po' così perché Roberto l'aveva tutto stropicciato. E quindi continuiamo questa challenge, questa post-it challenge. Ok, ora puoi darmi alcuni indizi anche tu, dai, io ti ho aiutato. Allora, ti ho detto, allora, sei una cosa che però non è tangibile. Ma che fare con le emorroidi anche? No, aspetta, potrebbe. Questa cosa... è lo sbiancamento anale. No, non sono ripetitiva. Anche perché noi in questo gioco... Aspetta, no, non lo so, non mi ricordo. Ah, Francesca, noi a questo gioco giochiamo spesso, dovete sapere. È una delle nostre, appunto, tra virgolette, challenge, clou delle serate in casa nostre. Yeah, dei nostri, Blackbird. Delle serate nostre, appunto, a casa mia. Si fa sempre questo gioco. E una volta scrissi ad una mia amica in testa sbiancamento anale, cioè detto tutto. Sì, abbiamo detto tutto. A che fare questa cosa che c'hai tu con lo sbiancamento anale e con le emorroidi, quindi a che fare? Un pochino, cioè non la cosa in sé per sé. È una malattia, quindi. Non è una malattia. No, non è una malattia. Intanto sto vedendo le cose. E a che fa il corpo umano, quindi. Oh, ragazzi, stasera forse è giapponese. Io forse ci vado, non lo so. A che fare col corpo umano? No, non ha a che fare col corpo umano. Vai. C'è una cosa che può portare emorroide. Cioè, non è una cosa che può portare emorroide, attenzione. È una cosa. È una festa.
implica un gay pride. Sì. È gay pride. Gas. Io sarò il Giuseppe Garibaldi dei gay, ragazzi. Sul cavallo. No, no. Per dire. Le ciccioline non ci piacciono. Per dire il cavallo. Per antonomasia io preferisco. Antonomasia. Per antonomasia. Per antonomasia preferisco Giuseppe Garibaldi a cicciolina 100.000 volte. Ma io per antonomasia ho un problema con gli apodi, come si chiamano, con gli accenti. Vabbè, con antonomasia vi salutiamo, speriamo. Comunque, ragazzi, vi ricordiamo di seguirci anche sulla pagina Facebook. Sì, è vero, ho dimenticato, l'abbiamo creata da poco. Se non ci fossi io. Sei ragione. Abbiamo creato da poco la pagina Facebook, vi aspettiamo in tanti, tanti mi piace, tanti pollicioni all'insù. Nessun pollicione all'ingiù, perché se no vengo là e ve lo giro tutto al contrario. Oppure ve lo metto da qualche altra parte. Vi aspettiamo sulla nostra pagina. Vogliamo tanti tanti commenti per questo gioco. Sì, ragazzi, allora fateci sapere appunto se vi è piaciuto. E mi raccomando, iscrivetevi se non l'avete appena fatto o già fatto, perché così appunto rimanete aggiornati sui nostri ultimi video e le nostre challenge, tag, quello che sia. Va bene, quindi noi ci aggiorniamo magari a breve con una prossima challenge. Ciao, ciao ragazzi, mua, da Yesbacas, mua, col cuore, col pene, ciao.